mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. È stata arrestata all'Aquila, dove oggi presta servizio l'ex giudice fallimentare del Tribunale di Roma, Chiara Schettini. A suo carico pesano le accuse della Procura di Perugia di peculato e corruzione. Il provvedimento sarebbe legato all'attività professionale dell'ex giudice fallimentare nella capitale. Colpo di scena al Tribunale dell'Aquila. Il giudice civile Chiara Schettini è stata arrestata oggi su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia nell'ambito di un'inchiesta su manipolazioni di carte processuali. A renderlo noto l'edizione romana del Corriere della Sera, specificando che il provvedimento sarebbe legato alla sua attività professionale precedente di giudice fallimentare del Tribunale di Roma. La Schettini è stata trasferita all'Aquila dal decreto ministeriale del 7 gennaio scorso e a maggio ha avuto le sue prime udienze. Sempre secondo il Corriere, il magistrato è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Perquisizioni sarebbero ora in corso da parte dei magistrati perugini a Roma. Da quanto si apprende, la Schettini sarebbe coinvolta in un'inchiesta del sostituto procuratore di Perugia, Manuela Comodi, sulla cricca di avvocati e commercialisti che manipolava atti a proprio vantaggio alla sezione fallimentare di Roma. Assieme a lei, nel registro degli indagati sono finiti anche il presidente della sezione che ha adottato la maggior parte delle sentenze finite sotto inchiesta, Fausto Severini, e il giudice *ad latere* Nicola Pannullo. La Schettini, in particolare, prima di venire nel capoluogo abruzzese, aveva il compito di redigere i provvedimenti. Questi professionisti, attraverso l'utilizzo di prestanome, la produzione di documenti falsi, erano riusciti ad insinuarsi in maniera assolutamente fittizia in alcuni praticanti fallimenti in essere presso il Tribunale Civile di Roma, insinuando dei crediti che di fatto erano totalmente inesistenti, e in questo modo erano riusciti praticamente a danneggiare le procedure fallimentari per svariati milioni di euro. Milioni di euro che poi sono stati in gran parte o reinvestiti sul territorio nazionale attraverso l'acquisto di immobili, ovvero trasferiti su conti correnti esteri.